Benvenuti e bentornati su Hogwarts Legacy, eccoci qua con un altro episodio. Mi stavo dirigendo verso la missione principale di incontrarci con Sebastian lungo la costa. Arriviamo da Sebastian per vedere un pochino cosa ci vuol dire, cosa dovremmo fare, perché sinceramente non mi ricordo come mai siamo arrivati a questo punto qua con Sebastian. Questo non me lo ricordo. Avevamo fatto una missione secondaria con lui per quanto riguarda la sua sorellina. Qua dovremmo imparare addirittura bombarda, che non è male. Come abbiamo potuto vedere quando abbiamo Questa usato la costa non mi bacchetta di piace per Sambuco. niente. A me sembra carina invece. Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle flotte di seguaci di Nranrock salire dalla costa. Ne ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so. Ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Niv Fitzgerald. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica, ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Ranrok. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona così. Per accedere a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro. O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore Anne per porre loro le domande più scomode. Piano, giovane. Certo che ho cuore N, forse dovrei arrangiarmi. Ok. Certo che ho a cuore Anne. Siamo arrivati fin qui. Non permettere alla tua frustrazione di prevalere. Va bene, mi fiderò dei tuoi cari custodi, per ora. Ma lo faccio controvoglia. Non abbiamo scelta. E Sebastian, ora inizia a che ne rompere il dici di vedere cazzo, eh? perché il trittico ci ha condotti qui? Presto, prima che ci scoprano. Muoviti. Tieni gli occhi aperti. Ho visto degli scagnozzi di Ranrok allontanarsi dal sentiero. Revenio! Mi chiedo perché. Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi dei borghi locali. Ma è stata abbandonata quando Ranrok si è impadronito della costa. Andiamo, dai. Basta chiacchiere. Qua c'è già gente. Sì, vabbè. Che arroganza! Defuso! Incendio! Oh. Le dio! Che succede? Aia! Fanculo! Aia! Mancato! Incendio! Via! Comprimo! Non penserò da credo di poter... Defuso! Oh, no. Levioso! Cari non sono... Bum, bim, bum, bam! Incendio! Comprimo! Indicherò la tua morte! Bam! Comprimo! Sebastian? Revenio! I seguaci di Ranrok meritano tutti lo stesso destino. Ben fatto. E niente, siamo di nuovo pieni, porca puttana, che palle. Giustamente. Questa è la famosa trivella che abbiamo visto i progetti, di cui tanto si parlava, ma che già sapevamo perché all'inizio abbiamo visto subito che stavano C'è un Testral manettando lassù. con Per delle... alcuni sono un cattivo presagio. Non per tutti, però. Ma poverini, ma perché devono Lo so. portargliela? D'accordo. Senti, non ho nessuna intenzione di Revelio! sfidare questa montagna in silenzio. Quindi parla, trova un argomento e ne parliamo. Qual è il problema? Anche perché potremmo prendere semplicemente la scopa, volare su e appoggiarci subito arrivati in cima, no? Non vedo perché tutto questo. C'è stato sto sfarfallio qua, che dove siamo entrati. Boh. Vediamo un po'. Che bello! Il nido dei Testral deve essere vicino. Questo qua. Confermo. Revelio. Belli. Mi Ciao, dispiace cari. che possiamo entrambi vedere i Testral.
È una capacità che avrei preferito non ci accomunasse. Ah, qua c'è un goblin. Un altro. Ok, continuiamo, caro, continuiamo. Uccidete tutti gli intrusi. Eccoli là. Andiamo. Aspetta. Andiamo. Dobbiamo studiare un piano. Sono stanco di pianificare. Ecco. Vabbè, io sono con... tranquillamente con... Sebastian. Confringo. Aia, però magari facendo un po' più attenzione non sarebbe male, eh. Eppala. Iniziamo con un po' di magia antica. Non ci siamo. Incendio. Boom. Non ci siamo. Oh. Ma perché? Ma porca via. Le biose. Aia. Le tue magie mi rimbalzano. Zio Pilli. Levioso. Via. Incendio. Confitti. Aia. Hai perso. Ho rotto il cazzo. Ma che tu nascessi. Che fastidio questo. Madonna. Confitto. Ribellio. Ignorante. Dov'è? Ma ti stai almeno impegnando! Boh! No! Va bene così? Va bene impegnarsi così? Confringo! Defuzzo! Non lo passerai! Incendio! Le cose sono sempre più lontano con l'incendio, mannaggia! Hanno avuto quel che si meritavano. E dai, Sebastian! No. Cosa ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Ok. Sembra che i seguaci di Ranrock fossero diretti più avanti nel sentiero. Proseguiamo. Sta passando dal lato oscuro, Sebastian. Allora, andiamo di raccattare, ecco, tutto quello che non possiamo, perché a quanto pare è così. Adesso molto velocemente io ve lo taglio, ma... vado a togliermi tutto quanto. Ok, eccoci qua. Ho tolto tutto quello che potevo togliere, diciamo, così almeno possiamo raccattare senza problemi. Allora, e dai, però. Di sotto. Confringo. Se lo attiviamo fa qualcosa. Cioè, attiviamo sì una cosa nemica, quindi non sarebbe il caso di... Defuzzo. Ecco, come non detto. Vabbè, passiamo di qua. Ok. Via. Ho sbagliato. Ribellio. Via, procediamo, mio caro. Vediamo un pochino cosa troviamo per strada. La farà pagare a tu. Qualsiasi manufatto di argento goblin appartiene a noi. Che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Hai sentito quel goblin? Che ridicolo concetto di proprietà. Come saliamo, Sebastian? Di qua non si sa. Ah no, si sale. È il nostro personaggio che è rincoglionito. Comunque uno dei due goblin aveva la voce di Scrub. O, no, o di Scrub o di... del Plankton, di... come si chiama? Quelli comunque di SpongeBob. Cioè, a morire da ridere. Basta, questa vita avete. Ok, grazie Sebastian. Revelio. Ben fatto. Anche te inizi a essere ripetitivo, Sebastian, come il nostro personaggio. Dai, su. Sempre più alti sti muri, facciamoli. Andiamo un po' qua. Cosa possiamo trovare? Giustamente c'è il diavolo, qui c'è il tranello del diavolo. Dai, 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 dai. Vai, vai, vai. Ok, dei polli, perfetto. Oddio, uno studente. Gentile residente. L'ispezione del suo pollaio avverrà tra 2 settimane. In ottemperanza alle disposizioni del ministero riguardo alle voci di allevamenti illegali di
basilischi. La prego di assicurarsi che la sua abitazione sia priva di rospi e di ricordare che la pena prevista per tale reato è l'ergastolo, da scontare ad Azkaban. Qualora dovesse avere delle domande, contatti l'ufficio regolazioni e controllo delle creature magiche del Ministero della Magia. Mi sa che lui... mi sa che non ha contattato nessuno, comunque. Magari vedere un basilisco sarebbe figo. Un botto sarebbe figo. Aia. Lumos, scusami. Ok, perfetto, va bene. Rimettimi incendio, anche se lo usiamo veramente col cazzo. Revelio! Concordo. L'unico mago buono è un mago morto. Ranrock ha ragione al riguardo. E io ho tutte le... Confermo! Ma state zitti un pochino, per favore. Queste cagate che sparate ogni volta. Occhialo. Ah, ma io non sto facendo veramente il cattivo, però. Oi. Niente, basta. Rotti coglioni di qua. Vale, dai dalla distanza magari. Ok. Confringo. Incendio. Giustamente non l'ho preso. Ok. Rebellio. Deve essere questa. Fammi prendere le cose. Aspetta. Sebastian. Aspettare. Cosa? Perché improvvisamente tanta cautela? Ascoltami. So che sei arrabbiato e abbattuto, ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha detto... Ah, il tuo amico Goblin? Smettila. Non tutti i Goblin sono come Ranrock. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa, trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. Ascoltami. Lodgok conosce Ranrock molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrock sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro. Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me o non credo che potremo andare avanti assieme. Va bene, mi dispiace. Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Ed è così già da un po'. Mi fido di te. E non credo di poter salvare Ann senza il tuo aiuto. Bene. Ranrock chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme. Solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sono d'accordo. Revelio! Capito, Sebastian? E quando stiamo raccogliendo? Lasciaci raccogliere invece che rompere i coglioni. Quindi... raccogliamo tutto. Ok. Qui c'è dell'altra robina. Anche perché qua si potrebbe andare di là, però penso che no. È un'altra strada proprio completamente. Via. Andiamo. Galleria della torre. Attenzione. Vediamo un po' cosa ci attende. Cerca le rune. Per ora tutto bene. Splendido. Beh, mica tanto. Ragni. Perfetto. Schifo. Confringo. Incendio. Boom. Schifi. Legioso. Defuso. Minchia, l'abbiamo sparato. Confringo. Nel casino. Dove sono? Dove sono i maledetti? Defuso! Legioso! Bam, bim, boom! Protego! Incendio! Bam! Basta! Aia! Schifo! Troppi, troppi, via! E basta! Legioso! Ma che schifo.
Legione! Aia! Via, ciò, aria. Incendio! Confringo! Ok. Legione! Incendio! Non toccarsi. Confringo! Quanti cazzo sono? Defuso! Aia! Oh, ma porco Giuda! Proteggo! Ma muori, maledetta bestia! Ok. Basta? Ok. Reveglio. Finiti? Minchia, quanti cazzo erano? Un altro rango. Stanotte dormirò meglio. Porca trota. Parecchi erano, parecchi. Raccolgo tutto. Dobbiamo andare prima di qua o di là? Ma ce n'è un altro? Quasi non avrei saputo fare di più. Ma basta, basta, basta. Che cazzo. Confringo. Minchia. E prendilo però, scusami. Vaffanculo, va. Deve andare di qua o di là per prima cosa. Vediamo un po'. Forse di qua. Vediamo un po'. Confringo. Ok, questi se ne vanno via. Vabbè, niente di particolare. Reveglio. Vediamo un pochino di qua cosa c'è, cosa ci può essere. Incendio! Che okay, forziere ci può dare qualcosa per la stanza delle necessità, immagino. Vediamo un po'. La spinterella e il forziere sarebbe caduto. Oh, ce ne volevano tre, almeno. Che cazzo? Ma che cazzo di discorsi fanno sti due? Piano, non voliamo giù, per favore. Ok, andiamo, va. Cogli. Che schifo comunque, mamma mia. Quei ragni sono intenzionati a divorarci. Di sicuro siamo meglio di una cena a base di goblin. Aspettate un attimo che lì c'è un forziere. Passiamo di qua senza dover nuotare, perché sennò ci mettiamo 30 anni. Ok, facciamo sto giro, saltiamo. Olè. Via. Ti ho lasciato 2 minuti da solo, Sebastian, e già fai danni? Là. Confringo, protego, stupefico. Bam. Aia. Legioso. Incendio. Bam. Legioso. Oh, questo che sputa, ha rotto il cazzo. Maledetto. Reveglio. Ancora? Oddio. Maledetto. Che bestiaccio fastidioso. Ma è morto oppure... Ok, è morto, è rimasto un attimo in bilico. Vabbè, prendiamola, dai. Non si sa mai. Reveglio. Una scala che conduce qui. Per quale motivo? Sembra che nessuno vi metta piede da tempo. Beh, sai com'è, piena di ragni, non è che vorrei dire qualcosa. Adesso, anche se piacessero i ragni, questi qua sono un pochino aggressivi, devo dire. Saliamo, vediamo qua la decorazione, i lampadari moderni. Questa qua era gente che voleva fare un bondage un po' troppo... È un po' troppo... Confringo. Estremo, direi. Reveglio. Allora, vediamo di qua. Confringo. Permesso. Che schifo. Ma ci rompono il cazzo sti cosi o esplodono e basta? Aia, vaffanculo. Guarda questo posto. Non è il mio stile, però. Troppo esagerato. Che palle. Minchia, basta. Basta, avete rotto i coglioni. Bello.
bello, tirargli l'incudine è bellissimo, dà una soddisfazione esagerata. Incendio! Ho sbagliato tantissimo. Confringo! Che schifo, che schifo. Oh, è molla. Confringo! Ah! Via. Per un attimo eravamo diventati Frodo Baggins. Confringo. Morite, morite, morite. Di nuovo. Te ti sparo via. Stai invece schiattare. Ok. Levioso. No, no. Confringo. Muori, maledetto. Ah, ma ce n'è uno grosso. Defuzzo. Maledetto. Incendio. Ma basta, ma basta, madonna. Ha rotto il cazzo. Anche questo. Aia, madonna mia. Incendio. Ah. Che bel suono. Incendio. Ok. Levioso. Defuzzo. Oppala. Che schifo. Prendila. No. Madonna. Incendio. Levioso. Confringo. Difendo. Basta. Avete rotto i coglioni. Ok, questo è andato. Schifo. Confringo. Vai. Boom. Difendo. Confringo. Difendo. Incendio. Levioso. Defuncio. Le sto sparando tutte in fronte. Anche se alcune non hanno incendio. Effetto. Ok. Basta. Revelio. Mette rotto attraversare cazzo. La caverna può essere stata l'unica sfida. Ok. Forse dobbiamo cercare delle rune. Qualcosa dovremmo arrivare a cercare, no? Dovremmo avere qualcosa per le mani, no? Sembra giusto. Abbiamo già visto simboli runici come questi. Allora, Sebastian, di qua c'è qualcosa. Confringo. E andiamo a vedere. Quindi? Ok, sono un attimo bloccato. Le casse bloccate. Le troviamo per fortuna o istinto? No, perché ci guardiamo intorno, semplicemente. Apri gli occhi. Revelio. Che belle le statue comunque, mamma mia. Tenebrose, belle. Mi piacciono. Allora, lì c'è qualcosa che possiamo... come posso dire? Interagire. Revelio. Ok, ok. Oh, quello. Ah, cazzo. C'è la ragnatela che rompe i coglioni. Confringo. Ok, va bene. Pack, pack e pack. Non sarà mai troppo presto quando Olè. Usciremo da qui. Aspetta un attimo, Sebastian, fammi vedere tutto perché Revelio. Visto che siamo qua, io direi di dare un'occhiata un po' dappertutto, ok? Voilà. Che schifo, un nido di ragno, perfetto. Questo qua si può prendere? Sì. Ed eccoci qua, entriamo, vediamo un po' chi c'è qua. Permesso. Questo? Annotazione di Isidora Morganac. Ho fatto una scoperta, il potere che ho perfezionato con i miei professori e con cui ho evocato dei pilastri tanto splendidi deve essere attenuato notevolmente per le imprese più delicate che dovrò intraprendere ora. Sembra simile alla rimozione di un ricordo, ma la magia impiegata è completamente diversa. Mentre rimuovevo il più lieve sussurro di dolore giusto al di sopra del cuore, è apparsa una lieve foschia che si è dissolta rapidamente. Ho percepito un'ondata di pace, come se sapessi istintivamente che quello che stavo facendo era giusto. Ora mi chiedo se la foschia possa essere contenuta. Se i ricordi si possono riporre in un pensatoio, di sicuro queste estrazioni si possono tenere al sicuro per essere studiate più approfonditamente in seguito. Sebastian,
Una pagina di diario. Cerchiamo le altre. Perché non ha lasciato tutte le annotazioni del diario nello stesso posto? Me lo chiedo anch'io, Sebastian, me lo chiedo anch'io. Quindi all'epoca ancora non esistevano i pensatoi? Non è che Isidora ha creato i pensatoi? Altra boss fight? Ale, a posto, un troll. Non è che gli casca in testa? No, sarebbe stato epico. Sarebbe stato bellissimo, magari non da stenderlo, però... Trollo! E anche ragni, vaffanculo, va. No, no, no. Aia. Che trambata, cazzo. Allora, aspetta. Aspetta. Ok, così si dà una mano. Uso perché sennò qui... Boom. Hoppa là. Stupidissimo. Ok. Incendio. Oh. Defuzzo. Ok. Stupidissimo. Oh. Incendio. Oppa. Aia, fare in culo. Voilà. Oh, magari il troll ci dà una mano con i ragnetti di merda. E vai. Sì, sì, questo mi piace. Oddio. Madonna, non me l'aspettavo. Oh, 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 che bello. Boh, bellissimo. Aia, volevo spostarmi ma ero in ritardo con tutto. Proteggo. Boom. Stupefatto. Boom. Confermo. Incendio. Oh. Oh. Stupefatto. Ma dove credi di andare? Aia. Aspetta un attimo. Defuzzo. Levioso. Proteggo. Confringo. Stupefaccio. Confringo. Incendio. Defuzzo. Difendo. È rotto il cazzo. Minchia. Cazzo ha fatto? Ah, ok. Vabbè, meglio così. Lo attacchiamo senza problemi. Incendio. Troppo lontano. Piega. Pugnetto. Confringo. Ok. Incendio. Confringo. Aspetta, aspetta, aspetta. Defuzzo. Ok, è andato a sbattere contro un muro, perfetto, ci fa piacere, dai che è fatta. Olè. Grande lavoro di squadra. E vai. I troll infuriati sono un toccasana per l'amicizia. Direi proprio sì. Le caccole di troll vanno prese sempre. Defuzzo. Permesso. Un attimo, Sebastian, arrivo subito. Aspetta un attimo, sai che noi abbiamo bisogno di... Defuzzo. Niente, questo non si può distruggere. Questa roba qua che cosa... Confringo! Proteggo! Confringo! Oh, me la illumina, ma... Aspettate un attimo, giusto per... Riparo! Ah, è un riparo, interessante. Ah beh, giustamente, era tirato giù il troll. Un intero gomitolo, direi. Certo, certo. Ah, era proprio qua il troll. Questa è la tana del troll. Il pesce smangiucchiato, un'altra clava, delle ossa ovviamente, giustamente, delle pelli per farsi un bellettuccio carino. Allora vediamo di qua che cosa c'è. Revelio. Confringo. Fino qua questo è, lo sapevo io che si girava. Voilà. Revelio. Abbiamo fatto questa cagata per prendere 57 monete, perfetto.
Proseguiamo. Andiamo, Sebastian. Dove siamo? Un'altra stanza di Isidora, sicuramente. Wow. Altre annotazioni. Che gioia, ho provato nell'aiutare mio padre dopo tutti questi anni e sentire di nuovo la sua voce. Non riesco neanche a esprimere quanto mi sia mancato. Confesso di essere rimasta sorpresa dalla reazione dei custodi, anche se me la sarei dovuta aspettare. Come posso rimanere a guardare senza fare nulla quando possiedono un potere in grado di fare cose così tanto bene? Chi si crede di essere quel professor Rackham per dirmi che cosa posso e non posso fare con le mie abilità? Allora, tutti loro hanno una bella faccia tosta a giudicare il mio lavoro senza comprendere davvero i risultati che ho conseguito. Tuttavia nutro ancora un po' di speranza. La preside sembrava in qualche modo capire ciò che stavo facendo. Andrò da lei al momento opportuno. Potrebbe essere disposta o in grado di aiutarmi. Finché non ne sarò sicura, dovrò continuare a lavorare da sola, per ora. Ma troverò qualcuno che mi aiuti, qualcuno che comprenda il dono che ci è stato fatto e il nostro obbligo è a utilizzarlo. Per il momento metterò al sicuro tutto ciò che ho imparato. Un giorno sarò in grado di condividerlo con qualcuno come me. Ok. Immagino Rebellion. Che questo sia raro. Un'annotazione di diario. Isidora è stata qui. Fiorellini. Ok, vediamo qua nel... Ah no, il cassone ci... Ci dà la possibilità di... No, ho sbagliato tantissimo. Sto risbagliando. Minchia, mi sminchio con i tasti. Allora... Ok, ecco qua. Via, posizionalo. Potrebbe andare bene. Ok, va là. Però che bei quadri. Revelio. Da che parte? Sarà uguale? Boh. Ah, qua era solo un ripostiglio, diciamo. Andiamo giù. Quante scale. Sono senza fiato. Però ne è valsa la pena. Che panorama. Ah, cazzo, è rotto di qua. Che bella armatura, mamma mia, che figata, bellissime. Pipistrelli. Vabbè, io adesso l'ho premuto, ma so già che... Figata, bellissime. Ah, immagino che a questo punto, siccome ostacolo. Va piano, ci sarà un modo per farlo saltare via. Revelio! Sì, adesso lo troviamo. Impossibile che non ci siano sbocchi. Deve esserci un altro piano sopra di noi. Adesso lo troviamo, Sebastian, lo troviamo. Un'altra annotazione. Divento ogni giorno più abile nell'uso del mio potere. Sapere ciò che faccio è esattamente ciò a cui sono destinata mi rende ancora più risoluta. Il numero di anime che sono riuscita ad aiutare cresce di giorno in giorno. C'è così tanto dolore. E ho scoperto che la magia stessa conferma ciò che faccio è giusto. Ogni volta che inspiro la foschia, anche solo un po', mi sembra di diventare ancora più abile. Vengo ricompensata per il mio coraggio perché uso la magia nel modo in cui era destinata a essere usata. Temo però che dovrò trovare un modo per conservare ciò che non posso usare al momento, sul momento. Non riesco ancora a comprendere il potere e non voglio lasciare nulla al caso. Ho un'idea, non è priva di rischi, ma penso che valga la pena. Ok, interessante. Buone notizie. Questa annotazione è preoccupante. Eh già. Preoccupante, sì. Confringo! Quasi non avrei saputo fare di meglio. Allora, aspettate un attimo. Girati, statuina. Olè. Vabbè, sempre soldini sono. Un po' una merda, però. Qualcosa di più intrigante. Ci potevano mettere, però, dai. Questo posto non può essere appartenuto solo a Isidora. Ma il trittico ci ha portato qui.
Beh, magari un tempo apparteneva a qualcun altro. Revelio! Ce n'è un altro di sti accrocchi? Ah, qui. Un altro simbolo runico. Ormai dovrei Confringo! Essere... Confringo! Perfettamente. Revelio! Un attimo solo, caro, scusami, ma... Mi vorrei guardare un attimo attorno, vedere un pochino di più. Allora, andiamo di qua. Questo qui. Allora, via. Azioniamoli tutti. Bam. Bam. E... Bam. Voilà. Così abbiamo aperto anche sta porta. Vediamo dietro questa porta cosa ci è. Un'altra zona creata da Isidora. Sì. Isidora deve aver affinato la sua abilità con la magia antica in questo posto. Comunque... Revelio! Cioè, sembra che sia ancora in vita Isidora, perché... comunque qua è tutto in funzione. Mi sembra... che ci sta lavorando qualcun altro. Tipo Rarrock o qualcun altro ancora. Oppure ancora viva. Ho potuto sbagliarmi così, la preside non mi aiuterà. Ho cercato di farle comprendere, ma anche lei, come gli altri, è cieca alla possibilità che offre offerta dalla magia. Ho infine compreso che non posso contare su nessuno, ma sono più potente di quanto sia mai stata e so che è grazie al lavoro fatto finora. Non lascerò mai che la mia magia rimanga dormiente, come fanno i custodi. Come disprezzo quel ridicolo nome che hanno scelto. Come se custodire il potere solo per se stessi sia qualcosa di lodevole. Confesso di iniziare a dubitare di trovare qualcuno con cui condividere il mio lavoro durante questa vita. Se non ci riuscirò, troverò conforto nell'aver lasciato una pista da seguire, da cui imparare. Forse chi verrà dopo di me farà ciò che io non sono riuscita a fare, guarire il mondo. Revelio! Ed è partita di testa la signorina. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Sono fighi, Sebastian, fidati. Di là c'è qualcosa, sì, forse c'è qualcosa, vediamo un po'. Allora, adesso la vado a prendere, quella lì. Ok. Raccogli l'ultimo pezzo di tela del trittico. Ce l'abbiamo fatta. Isidora non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. L'ha già appena detto. Forse completando il trittico riusciremo a capirci qualcosa di più. Nell'ultima annotazione c'era scritto che se non riusciva a trovare qualcuno avrebbe lasciato una pista che avrebbe aiutato chiunque a vedere cosa ha fatto lei e magari rimanere sulle sue tracce o comunque sulla sua... È incredibile l'avventura che ci ha fatto sul vivere suo pensiero. Trittico. È abbastanza chiaro. Inserisci la tela nel trittico, vediamo un po'. Quindi è l'ultima tela, vediamo un po' cosa ci porta. Piazzalo, dai. È dentro una casa. Oddio. Un pensatoio, figo. Un altro pensatoio. Stavamo inseguendo questo. Vai, ricordo. Mi chiedo se... È come quello delle prove. Che cos'è? Beh, scopriamolo. Ale, battesimo. Vediamo un po'. Il babbo. Non posso resuscitare mio fratello. Ma posso darti la pace, papà. Abbiamo già visto questo, mi sa. Non è quando gli estrae il dolore? Ah, forse prima ancora. Avanti, accomodatevi. La serata. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che...
Ci siamo? Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Grazie. Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente. Agente Goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Sarebbe utile se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Forse no, ma qualcuno lo sarà. Ha eliminato il dolore. Lo sapevo. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Non ti seguo. È in vita ancora. Abbiamo già visto quel posto. La casa a Feldcroft, il quadro distrutto. Era lei. Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì. Sì, hai ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare. Ma non so come fare quel che ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Non so se lo faranno. Per i custodi, rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile, da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato quanto vali. Tu puoi farcela. Ne hai le capacità. Ti prego, parla coi custodi. Se non per me, fallo per Anne. Sì, ma rimuove il dolore, non le malattie. Non so se sia la stessa cosa. Perché i custodi vogliono far star zitta Isidora? Perché distruggere il suo ritratto? Allora, quindi lui pensa che siano i custodi che hanno distrutto il ritratto? Ma chissà. Non capisco se Isidora è ancora viva a sto punto, oppure distruggendo un ritratto con lei dentro... Diciamo si uccide del tutto la persona, il fantasma, quel cazzo che è. Ho trovato una delle trivelle di Ranrock in una miniera lungo il litorale. Intendo distruggerla. Sono stanco di cercare di ragionare con lui. Puoi unirti a me, ma nel caso non dovessi vederti lì, ti contatterò al mio ritorno. Ho qualcosa da darti. Ok. Lodgok si sta cacciando in guai che non immagina nemmeno. Devo trovarlo.
Perfetto, signori, siamo andati avanti un bel po', è stata molto caruccia sta missione, ci ha fatto vedere parecchie cose. Quindi in pratica, da quello che ho capito, tutti i vari magazzini di magia li ha creati Isidora, perché probabilmente insieme a quel goblin, che mo non mi viene il nome perché c'è un nome particolare, ha creato tutti questi magazzini con l'acciaio goblin. E a sto punto o Ranrok o più avanti sempre Isidora ha trovato il modo di fare la fusione con magia antica, cioè l'estrazione del dolore e l'acciaio goblin, per creare magari qualche cosa di più potente come le armature goblin o dei troll oppure del drago, quindi da poterle usare poi come armature, come armi direttamente. Adesso vedremo più avanti. Comunque, come al solito, io vi saluto, è stato un piacere, e ringrazio chi è rimasto con me fino alla fine, e come al solito vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e iscrivervi al canale, perché no, tanto non vi costa nulla, e lì è la campanella, lì è il pulsante con scritto iscriviti. Adesso magari se riuscirò poi farò anche qualche cosina da mettere in sovrappressione quando riesco ad avere un po' di tempo. Come al solito, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!